Fanno ridere, lo so. Perché sei convinto che ragazzi, però, e adesso è il momento di presentarvi il gruppo emergente che noi abbiamo avuto l'anno scorso in diretta qua a Punto Radio nello studio. E adesso io devo leggere due righe per questi ragazzi. Come le devi leggere? Allora, cominciamo dai componenti. Devo presentare questi ragazzi perché? Perché questi ragazzi hanno fatto questa canzone e partecipano con questa canzone che andremo ad ascoltare tra poco al Sanremo in Campus Festival degli autori che si terrà vicino Pisa, se non sbaglio, da quelle parti là. Luca Angora. Non mi ricordo bene la zona. Posso dire due parole per questi ragazzi? Allora, i componenti di questo gruppo, che si chiama Clockwork Orange, è composto dalla voce Antonello Perciante, alla chitarra elettrica Mirko Adesso, ancora due chitarre elettriche Simone Mango, alla batteria Alberto Acquarulo e al basso Vito Carlomagno. L'autore di questa canzone, di questi testi, è un grande amico, quello che ha chiamato prima, che si chiama Biagio Montesano, al quale noi mandiamo un bacio e un saluto. E volevo leggervi due righe prima di presentarvi questa canzone, perché il singolo che andremo a presentare si chiama E poi le stelle, è stato selezionato tra numerosissimi inediti per partecipare alla finale di Sanremo in Campus. E con questo prezzo, dicono i ragazzi, avremo il piacere di rappresentare la Basilicata e Lago Negro. Ringraziamo chi da tempo ci sostiene, ringraziamo Punto Radio che ci ha fatto così, ci ha proposto, e speriamo che tutto vada a buon fine. Ringraziamo Angelo Tortorella e Ali del Sogno di Cristian Paduano. Poi ancora i ragazzi mi dicono che stanno registrando il CD e lo sentirete al più presto. Comunque c'è da dire che grazie a Biagio Montesano stanno facendo veramente molta strada, perché i testi che scrive sono veramente importanti. Salutiamo chi davvero ci sostiene, chi davvero ci apprezza e chi ci ascolta su YouTube almeno una volta al giorno, e c'è davvero chi lo fa. Mi dicono che su YouTube potete andare a cliccare su Clockwork Orange e trovate questa canzone che noi andiamo a proporvi in questo momento. Ragazzi, vi presento veramente, è un onore per me. Perché? Perché li abbiamo avuti ospiti, noi gli auguriamo tanta fortuna. Sentite questo pezzo e poi fateci sapere. Il pezzo si chiama E poi le stelle. In quelle strade.
quella terra mai più vedrà. E luci di scintille, ma luce di stelle. Era la voce di Antonello Perciante e i componenti di questo gruppo, i Clockwork Orange. Noi gli facciamo tanti auguri a questi ragazzi, veramente, anzi tanto in balena, perché devono partecipare a questo campus, in Sanremo in campus. Noi abbiamo l'autore in linea, vero? Pronto? Sì, sono qua. Ciao Biagio! Finalmente. Lo sentito. Sì. Quante volte l'avrai sentita e risentita? Tosto! Penso 10.000 volte, diciamo. Senti, tu hai scritto queste parole, giusto? Mi dicevano che questa canzone parla della guerra? Praticamente sì, è una, un ragazzo che sogna e che... Sì, un ragazzo, no, che è tornato praticamente dalla guerra e racconta quello che ha visto. Senti, mi fai sentire, mi fai sentire, mi fai sentire il non mi viene il refrain, come si chiama? Disperando, com'è? L'inciso, l'inciso. Dai, fammelo sentire. Tutto nella libertà. Viaggio. Ma vuoi cantare a me? Eh beh, faccio cantare te. Tu l'hai data ad Antonello, hai col Clockwork Orange. Questi ragazzi splendidi. Senti. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Dov'è il campus? Non mi ricordo più. Sanremo in campus? Praticamente 6, 7, 8 novembre a San Miniato, vicino a Pisa. Ah, San Miniato, Pisa, giusto. Fatto, sì. Quindi ho detto bene. E sì, quanti giorni andate lì? E siamo 3 giorni là di campus, dove faremo esperimenti, faremo prove, ci sarà l'incontro con altri gruppi. Senti, in quanti andate? 6, 7? Non ho capito. Andate in 6, 7? Sì, saremo 6 persone. Ok. Senti Biagio, noi facciamo... partecipo anche a un altro festival parallelo, che è praticamente stesso nel campus, che è quello degli autori, è insieme a questo quest'altro concorso che facciamo insieme col gruppo. Ok, Biagio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci dato questo DAT, per averlo mandato qua in radio. E niente, vi facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie, vale. Anzi, se mangia a me, forse il lupo non mangia per la... No, perché guarda, gli ascoltatori non ti conoscono, noi sì, sappiamo che sei un po' come usiamo il termine giusto, grazie. Facciamo prima come se ti Poldo. Facciamo prima se ti saltiamo che se ti giriamo intorno, dai. Va bene, Biagio, ti abbraccio, grazie per aver partecipato, grazie a voi, in bocca al lupo, auguri, grazie. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Graziano.